Allora, parliamo oggi di stabilità. La stabilità è un concetto assolutamente cruciale nello studio dei sistemi dinamici. È un concetto che vi ha accompagnato dai primi, diciamo, dalle prime lezioni dell'ingresso-uscita che avete incontrato, quindi sistemi, vabbè, lineari, stazionari, ingresso-uscita, e adesso vediamo un po' qualche considerazione per quanto riguarda lo spazio di stato. Allora, la stabilità è un concetto che è legato alle perturbazioni rispetto a una situazione nominale. Ora, piccole perturbazioni, piccolo va interpretato ovviamente fra virgolette, perché il concetto di piccolo e grande è delicato. Sappiamo, ricordiamocelo dal punto di vista più che altro intuitivo, che per un sistema lineare, e lo vedremo anche adesso, le considerazioni, diciamo, valgono più o meno in tutto quanto lo spazio di stato, cioè non cambiano in base alla traiettoria nominale che stiamo considerando, mentre quando il sistema è non lineare, tutto è locale. Tutte le proprietà sono locali e vanno studiate, vanno capite. Per cui il concetto di piccolo, che va preso fra virgolette perché dire, ha poco significato, può significare che cambiano le proprietà di modello. Okay, quindi noi applichiamo delle piccole perturbazioni, vi anticipo che nel caso lineare o piccolo o grande la perturbazione, il comportamento sarà lo stesso del sistema, e vediamo che cosa succede. Questo è, diciamo, una definizione qualitativa, anche grossolana, del concetto di stabilità. Ora prendiamo un sistema ingresso stato uscita, in questo caso è non lineare, come vedete, quindi nella sua formulazione più generale, tempo continuo o tempo discreto, con la simbologia che ci ha accompagnato durante tutto quanto il corso, e definiamo prima lo stato di equilibrio. Uno stato di equilibrio è uno stato a cui corrisponde, bene, il tempo continuo, la derivata uguale a zero, nel tempo discreto corrisponde il fatto che lo stato non cambi al passare dei campioni, per cui il concetto è lo stesso del tempo continuo, però questo matematicamente si esprime dicendo che x con e in k più 1 è uguale a x con e in k. Guardate, questo deve avvenire ovviamente calcolato in x con e, cioè nello stato di equilibrio sia nel tempo continuo che nel tempo discreto, però rispetto ad un opportuno ingresso costante. Questa definizione l'abbiamo già data nella introduzione, per cui non è nuova, è esattamente la stessa. Opportuno ingresso costante significa che voi potete scegliere questo ingresso costante per ottenere il vostro stato di equilibrio. Invece un movimento è definito nominale se io prendo un certo ingresso, prendo certe condizioni iniziali, faccio evolvere il sistema e quello lo chiamo nominale. Tipicamente, se io sto studiando il comportamento del mio sistema dinamico rispetto a quelle che saranno le sue condizioni di funzionamento. Immaginate che voi volete studiare il comportamento nominale del lancio di un razzo, allora voi, diciamo, avete delle condizioni che sono le condizioni nominali, ideali, teoriche, quelle che vengono dai calcoli, che saranno sicuramente diverse da quelle pratiche, in cui voi date un certo ingresso, quindi una certa forza al razzo, con certe condizioni iniziali, e il movimento nominale e poi tutta quanta la sua traiettoria, ok? E questa è la definizione. A questo punto facciamo prima la definizione di stabilità rispetto all'equilibrio e poi rispetto al movimento nominale. Quindi vediamo un attimo qual è la stabilità dell'equilibrio. Questa è una definizione che vale sia per il tempo continuo che per il tempo discreto, bene, assolutamente identica. Uno stato
di equilibrio si dice stabile, x con e si dice stabile, se per ogni epsilon maggiore di 0 esiste un delta maggiore di 0, tale che tutti quanti gli istanti iniziali che sono distanti dal stato di equilibrio meno di delta, a questi istanti corrisponda un'evoluzione che è sempre limitata dall'epsilon, e questo deve essere vero per ogni epsilon. Uno stato di equilibrio è asintoticamente stabile se poi per t o k che va all'infinito lo stato ritorna ad assumere il valore tendenzialmente, cioè al limite, ad assumere il valore che aveva all'equilibrio. Si dice instabile se non è stabile. Questa è la definizione, l'interpretazione grafica, come spesso succede, ci aiuta molto per capire, per visualizzare, e chiaramente poi quando facciamo l'interpretazione grafica noi dobbiamo ridurre il numero degli stati. Se mettiamo in ascissa il tempo e consideriamo solamente una x scalare in ordinata, voi per ogni epsilon maggiore di 0 esiste un delta, vuol dire che voi state individuando una distanza dal punto di equilibrio, dallo stato di equilibrio, trovate un delta maggiore di 0 tale che la sua evoluzione rimanga confinata all'interno di questo. Vabbè, questo qua adesso è una striscia, sarebbe un cilindro in R2, una sorta di cilindro strano in Rn, va bene? Questo è stabile, instabile, vabbè, instabile forse graficamente non ha neanche senso, nel senso che voi non trovate un delta, però, oppure potete dire ogni volta che ci provate esce fuori dalla striscia, e asintoticamente stabile che poi dopo un po' tende a ritornare punto di equilibrio. Un'altra, diciamo, famosa, o che dovreste aver visto, interpretazione grafica del concetto di stabilità e instabilità e asintotica stabilità è questo. Cioè, voi la equivalenza, come dire, meccanica con questi concetti si ha se voi prendete una pallina soggetta a gravità e la mettete all'interno, diciamo, di una regione convessa, poi su un piano, oppure sulla punta di una regione concava, quindi una valle in una collina. Questo è chiaramente una situazione, diciamo, adesso ve lo chiedo dopo che situazione è. Allora, questa è chiaramente una situazione di stabilità, questa è chiaramente una situazione di instabilità, perché, diciamo, non esiste un delta maggiore di 0 tale che lui rimanga in un intervallo arbitrario epsilon rispetto alla posizione in questo caso. E questa qua è asintotica stabilità o è solo stabilità? Che cosa vedete qua? Se io sposto rispetto alla valle è asintotica perché voi state pensando alla presenza dell'attrito, visto che questa è semplicemente una visualizzazione grafica, no? In realtà voi state pensando che ci sia l'attrito, però siccome non è stato detto potrebbe anche non esserci, perché è solamente un modello astratto. Allora, con l'attrito è asintoticamente stabile, ma senza attrito è stabile semplicemente, perché senza attrito lui pendola indefinitivamente, quindi non torna poi alla posizione del centro. Vabbè, un altro modo può essere questo, quello di sotto è lo stesso che avete visto, un po' più grafico leggermente diverso, e sopra avete, diciamo, l'esempio del bicchiere che non è proprio identico come concetto, però vabbè. Dal punto di vista concettuale, la stabilità del movimento fornisce esattamente la stessa concetto, nel senso che voi avete un movimento nominale che sarà caratterizzato quindi da certe condizioni iniziali,
E voi, se per ogni epsilon maggiore di 0 trovate un delta, cioè una variazione di condizione iniziale, tale che a questo punto è tutto il suo movimento che rimane a una distanza epsilon da quello nominale, allora il movimento si dice asintoticamente stabile. Si dice poi asintoticamente stabile se tendenzialmente torna ad assumere il valore, diciamo, del nominale, instabile altrimenti. Ebbè, dal punto di vista grafico è uguale a prima, semplicemente che non ho disegnato x con e come una costante, ma gli ho fatto un andamento qualsiasi, per cui dovete immaginare questa striscia che accompagna l'andamento nominale e il vostro sistema perturbato rimane o meno all'interno della striscia ed eventualmente converge al valore nominale, quindi a riassumere lo stesso andamento nel tempo. È chiaro che, diciamo, una volta che abbiamo parlato per tanto tempo dei nostri sistemi matematici e del fatto che i modelli sono imprecisi per tanti motivi. Uno, sono le stesse equazioni ad essere imprecise, perché in maniera intenzionale o meno io posso omettere dei fenomeni. Anche facendo l'ipotesi irrealistica che le equazioni siano perfette, la conoscenza dei parametri non lo è, cioè i numeretti che ci sono dentro, che sono, se è un sistema meccanico, sono le masse, gli attriti e le rigidezze e così via. E anche volendo assumere quest'altra ipotesi realistica è la misura che è corrotta da rumore, per cui questo significa che io ho varie sorgenti, diciamo, che mi allontano, varie cause per cui io mi allontano dalla situazione nominale, e quindi la situazione nominale sì, va bene, la studio, però chiaramente, diciamo, devo essere, il mio sistema di controllo, per poter essere realistico ed applicabile, deve anche capire cosa succede a fronte di varie di perturbazioni, e cioè deve essere stabile. La stabilità spesso non viene neanche detta, non viene neanche, diciamo, nominata fra i requisiti, fra le specifiche, perché è talmente scontata che diciamo, viene considerata implicitamente. Questi sono i tre disegni. Ok, allora adesso arriviamo a trarre una conclusione, prima per quelli a tempo continuo e poi il tempo discreto, che sarà concettualmente uguale, e cioè vediamo un attimo, in qualche caso sarà una rassegna, cioè saranno cose che avete già visto, quindi è anche questo il motivo per cui viene. Questa lezione viene tardi nel corso, perché io so che sono concetti che fanno già parte del vostro bagaglio culturale, per cui implicitamente li abbiamo usati, adesso li vediamo un po' più analiticamente. Allora, la prima cosa che vediamo è che per i sistemi lineari la stabilità è un concetto globale, non dipende dal punto, non dipende dall'entità della perturbazione. Non dipende, diciamo, da null'altro se non dall'evoluzione libera. Vediamo che sarà una proprietà proprio di modelli. I sistemi lineari abbiamo imparato, diciamo, a capire durante i vari corsi, non solo questo, che dal punto di vista, matematico sono estremamente più semplici rispetto ai sistemi non lineari. I sistemi non lineari li avete solamente, come dire, intravisti in qualche lezione, in qualche proprietà, ma dal punto di vista, diciamo, degli strumenti matematici per fare analisi e sintesi, i sistemi non lineari sono notevolmente più complessi. Spesso, diciamo, per esempio, i controlli non lineari hanno bisogno, prima di acquisire altri bagagli matematici, per poter essere poi trattati. Bene, per cui il lineare continua a essere una comodità di cui non ci priviamo, che però ben rappresenta il comportamento di molti sistemi di interesse, non tutti, ma molti di interesse.
Allora, quello che vabbè, adesso andiamo a vedere è che se dipende dall'evoluzione libera, adesso noi traiamo le conclusioni dell'analisi modale e la rivediamo alla luce della stabilità, perché noi abbiamo fatto tutta una serie di considerazioni durante l'analisi modale, che sono considerazioni che abbiamo fatto in maniera, diciamo, verbale, però si dimostrano anche molto facilmente, quindi diciamo, possiamo scoprire una cosa che più volte ci siamo detti durante il corso: la posizione degli autovalori è quella che determina la stabilità o meno del sistema. Allora, come facciamo a svincolarci un po' da tutto? Beh, lo facciamo applicando il principio di sovrapposizione degli effetti. Ok? Allora, consideriamo un movimento nominale che io ho ottenuto applicando un certo ingresso nominale e considerando certe condizioni iniziali nominali. Voi noterete che quando io parlo di movimento nominali, lo stato nominale è conseguenza di stato iniziale e ingresso, cioè devono essere ovviamente accoppiati fra di loro, cioè non li posso prendere random. Ovviamente io posso scegliere l'ingresso casuale, prendo lo stato iniziale casuale e poi l'evoluzione nominale però deve essere quella che soddisfa l'equazione, cioè la soluzione, se no, diciamo, non sono coerenti fra di loro, per cui è sempre una conseguenza. Ok, che facciamo? Applichiamo il principio di sovrapposizione agli effetti. Come lo applichiamo? Beh, nel primo caso prendiamo l'ingresso nominale, prendiamo le condizioni iniziali nominali e un peso meno 1. Nel secondo caso lasciamo l'ingresso nominale e consideriamo come condizioni iniziali quelle precedenti perturbate per un certo delta x arbitrario. Facciamo peso uguale a 1. Allora, cosa ci dice il principio di sovrapposizione degli effetti? Che io posso studiare l'andamento separatamente di questi due sistemi dinamici e poi della loro combinazione lineare, e quello che io ottengo è che il risultato è la stessa combinazione lineare con gli stessi pesi. Ok? Per cui questo significa che io alla fine, applicando il principio di sovrapposizione degli effetti, io che cosa ho qui? Che se faccio la somma una volta col meno, una volta con più, sto considerando ingresso uguale a 0, sto considerando condizione iniziale pari a delta x, cioè quelle perturbate, per cui il mio sistema è questo qui. Ok? Per cui di fatto, diciamo, io mi sono svincolato sia dall'ingresso che dallo specifico, specifiche condizioni iniziali. Per cui di fatto sono svincolato dal movimento nominale. Allora, questo significa, e vale solo per i sistemi lineari, perché sono gli unici per i quali vale il principio di sovrapposizione degli effetti, che io posso parlare non di stabilità del movimento o di stabilità del punto di equilibrio. Posso parlare di stabilità del sistema. E questa cosa è enorme come, diciamo, come risultato. Perché quando io ho un sistema non lineare, ogni volta che vado a cambiare le condizioni di funzionamento, le proprietà le devo andare a riverificare. Invece, per un sistema lineare, le proprietà vedremo che sono all'interno, diciamo, del modello senza pensare allo specifico ingresso e allo specifico istante iniziale. Allora,
questo punto, se io guardo questo sistema qui, questo è un sistema per il quale io devo interessarmi solamente dell'evoluzione libera, perché l'ingresso è nullo. Abbiamo applicato il principio di sovrapposizione degli effetti e la somma di questi due è da zero. Ma allora questo significa che io devo studiare con una certa condizione iniziale cosa fa la mia evoluzione libera. Ma allora a questo punto ho riportato lo studio della sestabilità per un sistema lineare alla analisi della sua evoluzione libera. A questo punto vediamo come la definizione, che è un po' astratta, comincia a essere un po' più implementativa. Ancora non lo sarà, però un po' di più lo è. Che cosa facciamo? Riprendiamo tutto quanto lo studio che abbiamo fatto sull'analisi modale. E cosa ci ricordiamo? Noi ci ricordiamo che ogni elemento dello stato in evoluzione libera, quindi ogni x con i di t, potenzialmente è una combinazione lineare di tutti quanti i modi naturali presenti nel sistema. Quindi rimaniamo a parlare di modi ancora adesso, ok? Quindi a questo punto io so che i modi appartengono a una certa famiglia di funzioni. Abbiamo visto, sono esponenziali eventualmente moltiplicate per un polinomio nel tempo, cioè esponenziali del tempo. Poi abbiamo p di t per e elevato a lambda t, e se abbiamo autovalori complessi abbiamo anche coniugati, e in quel caso abbiamo anche delle funzioni trigonometriche. Quindi il caso più generale è p di t per elevato a lambda t, e poi ci sta un cosino, beh, alfa e omega, però è quello. Quindi a questo punto, senza fare dimostrazioni analitiche particolari, rimaniamo nel discorsivo. Quando è stabile, beh, se tutte queste funzioni analitiche che sto sommando sono limitate, allora in quel caso è stabile. Okay? Quando è instabile, è sufficiente che una sola di queste funzioni analitiche sia divergente, allora è instabile, è asintoticamente stabile se vanno tutte a zero. Quindi adesso voi già state visualizzando queste funzioni che abbiamo disegnato, in maniera anche puntuale, però questo ancora non è operativo, nel senso che faccio? Mi metto a disegnare tutte quante le funzioni, andiamo, sulla conseguenza diretta di questo primo passaggio. E cioè, a questo punto leghiamo la stabilità agli autovalori. Quindi abbiamo prima parlato della stabilità in termini di funzioni analitiche che stiamo sommando, e invece adesso, vogliamo una cosa che sia un po' più operativa, leghiamola agli autovalori. Quindi assumo di poter calcolare gli autovalori. Allora, vediamo un attimo cosa c'è scritto qui, e poi c'è una domanda alla quale mi rispondete voi. Allora, il mio sistema è stabile se tutti gli autovalori hanno parte reale negativa o nulla, e gli autovalori con parte reale nulla sono regolari. Allora, cosa vuol dire che gli autovalori con parte reale nulla sono regolari? Perché se io ho la parte reale nulla, significa che questo è elevato a lambda t con lambda uguale a zero. Vabbè, lambda è complesso, quindi può essere alfa più g omega, alfa uguale a zero, diciamo che è reale. E quindi dovrebbe essere uguale a 1. Perché invece io mi sto preoccupando che gli autovalori siano regolari? Cosa vuol dire che gli autovalori sono regolari? Quando noi abbiamo studiato lo stesso concetto per i sistemi ingresso-uscita, voi vi siete preoccupati di capire quale fosse la posizione dei poli della funzione di trasferimento, e avete detto: i poli devono essere a parte reale negativa, oppure poli a parte reale
nulla con molteplicità unitarie. Questo era ingresso uscita. Adesso qui c'è una differenza, non si parla di molteplicità in maniera esplicita, si parla di regolarità degli autovaluti. Allora, se non ricordo cosa vuol dire, per quanto riguarda gli autovaluti, c'è una piccola differenza rispetto ai poli, una piccola complicazione, che non si parla solo di molteplicità intesa come quante volte soluziona il poligono caratteristico, e quella è la cosiddetta molteplicità algebrica, il concetto analogo a quello, diciamo, dell'ingresso uscita, ma c'è anche la molteplicità geometrica, perché abbiamo visto nell'analisi modale che se io ho una molteplicità geometrica inferiore a quella algebrica, quello che può succedere è che io ho meno autovettori associati e a questo associati a quell'autovalore, e a questo corrisponde il modo P di T per elevato a lambda t sarebbe 0t, quindi esatto, quindi il termine polinomiale. Ma allora in quel caso questo significa che questo modo è t, non è 1. Quindi è la stessa, diciamo, concettualmente questo lo dovete legare alla molteplicità maggiore di 1 nel caso ingresso uscita. Va bene? Ora vabbè, non ve lo ricordate, però andate a vedere la parte di analisi modale. Comunque questa è la stabilità, quindi l'autovalore a parte dalle nulla deve essere regolare. È asintoticamente stabile se tutti gli autovalori hanno parte reale negativa, e poi l'instabilità, l'instabilità mi verrebbe da dire, posso dirla in maniera informatica dicendo tutto il resto, che sarebbe anche corretto. Però se voglio essere preciso potrei essere tentato da dire almeno un autovalore a parte reale positiva. E sarebbe sbagliato. Perché sarebbe sbagliato se io dicessi almeno un autovalore a parte reale positiva? Qual è l'altra situazione di instabilità? È una parte reale nulla con molteplicità geometrica. E con autovalore non regolato, quindi molteplicità geometrica inferiore a quella algebrica. Quindi, guardate, l'instabilità non significa solamente che avete un autovalore positivo, ma potete anche averlo uguale a zero, però con la molteplicità geometrica diversa da quella algebrica, inferiore a quella algebrica. Ok, questo è un risultato che voi già avete, nel senso che lo avete usato durante questo corso in maniera più o meno implicita anche nelle esercitazioni, per cui adesso stiamo formalizzando quello che in qualche modo a voi vi era già più o meno chiaro. Però diamo per scontato che sappiamo calcolare gli autovalori. Allora, diamo per scontato sì e no. Perché? Perché a questo punto uno si deve fare una domanda, qual è la difficoltà di calcolare un autovalore? La difficoltà di calcolare un autovalore è la difficoltà di trovare le radici di un polinomio di grado n. Io non vedo difficoltà, sì e no, nel senso che un polinomio di grado n viene risolto tramite tecniche numeriche per n maggiore di 2, diciamo. Ok? Quindi non è detto che io sia in grado di risolverlo, e sicuramente non veniva risolto facilmente, oppure non veniva proprio risolto quando nasce l'automatica come disciplina. Nasce negli anni 60, in maniera, diciamo, viene formalizzata dal punto di vista accademico intorno agli anni 1950-60. Durante le guerre, invece, nasce come disciplina ingegneristica, cominciano i primi risultati ovviamente, diciamo, confidenziali. Però risolvere un polinomio oggi è relativamente semplice, fino a gradi piuttosto alti e comunque quelli di interesse per un corso, ma non lo era tanti anni fa, per cui una parte della matematica si è chiesta: posso sapere il segno delle radici del polinomio caratteristico senza risolverlo, perché non sono in grado di risolverlo? E quindi avete una serie di risultati analitici che vi consentono di capire la stabilità senza risolvere il polinomio caratteristico.
Quindi guardate, noi siamo partiti da una definizione astratta. Poi ho detto, vabbè, dipende da quello che fanno le funzioni analitiche. Ma me le devo calcolare, me lo devi disegnare? No, no, basta che tu sappia dove si trovano gli autovalori. Ok, ma devo per forza calcolare gli autovalori? Non necessariamente, ci sono degli strumenti che ci consentono di farlo. Allora, per esempio, e ovviamente noi questo non lo facciamo, alcune di queste cose le avete fatte. Allora, questo che forse diciamo si ricorda pure da regolette, almeno per quanto riguarda il poligonometrico di secondo grado, addirittura la scuola superiore, se esatto, Cartesio per il secondo grado, però vale anche per gradi superiori, se i coefficienti e il poligonometro caratteristico hanno lo stesso segno, questa è solo una condizione necessaria, non è sufficiente. Bene, quindi vi può far vedere subito se diciamo c'è una radice positiva. Poi c'è una condizione necessaria e sufficiente nota come test di Hurwitz, e poi c'è un'altra condizione necessaria e sufficiente che è nota come la tabella di... Io lo pronuncio Raut, però vi confesso, non so se può essere anche Rut, non lo so. Allora, dovreste aver fatto tutti e due, sia Hurwitz sicuramente, Raut avete fatto. Oggi qual è il loro interesse? Beh, un po' scemato, perché evidentemente strumenti di calcolo numerico ci consentono strade alternative, però può avere senso quando noi abbiamo un modello parametrico e vogliamo vedere, per esempio, qual è la variazione del parametro che ci consenta di dormire sonni tranquilli. Chiaro che anche gli strumenti numerici ci consentono di farlo, perché fate una bella... Quando la capacità computazionale non costa, nel senso che rispetto al tempo e rispetto al calcolatore è, diciamo, minima, allora si è tentati di fare delle massicce simulazioni o prove numeriche e così via, che va anche bene, però, diciamo, bisogna un po' conoscere il vostro sistema dinamico, le vostre proprietà, cosa che vi ho detto più volte durante il corso. Ok, questi sono dei risultati per sistemi ovviamente lineari. Adesso noi vediamo un risultato che per i sistemi non lineari, che applichiamo anche oggi, perché lo incontrerete in robotica l'anno prossimo, ed è il motivo per cui queste due o tre pagine sono in inglese, perché le ho semplicemente copiate dal materiale che incontrerete l'anno prossimo. E questo è un risultato dell'analisi con applicazione ai controlli, che nei controlli ha avuto una utilità per i sistemi non lineari enorme, una gamma di applicazioni enorme. Vediamo un attimo questo teorema, che è il teorema di Lyapunov. Allora, io prendo un sistema dinamico non lineare, cosiddetto autonomo, vuol dire che non c'è l'ingresso. Vettoriale, allora cerco di costruirci sopra una funzione scalare, quindi sufficientemente dolce. Questo è continua con la sua derivata prima continua. Mi serve sufficientemente dolce, quindi senza discontinuità, una funzione ovviamente dello stato che abbia questa caratteristica. Deve essere sempre positiva, tranne deve essere nulla nell'origine. Quindi non è complicata come funzione che sto cercando. Se io riesco a dimostrare, prima devo cercare la funzione, se io riesco a dimostrare che la sua derivata è sempre minore o uguale di zero, allora l'origine di questo spazio di stato è stabile. Se invece poi è proprio strettamente minore di zero, l'origine è asintoticamente stabile. L'interpretazione grafica la vediamo a pagina dopo, è illuminante, nel senso che adesso questa è un po' astratta, in realtà poi dopo, diciamo,
Se questo è vero per qualsiasi punto dello spazio di stato, allora l'origine è globalmente asintoticamente stabile, vuol dire che lo potete vale per qualsiasi punto, diciamo, dello spazio di stato. Questo è un teorema, e beh, l'anno prossimo scopriremo, fra l'altro lo faccio oggi pomeriggio ai vostri colleghi del secondo anno, che questo teorema, che serve per verificare la stabilità, invece noi lo utilizzeremo per progettare un controllore, ok? Per cui diciamo che è una cosa abbastanza interessante da questo punto di vista. Allora, qual è l'interpretazione grafica? Beh, per esempio, se la mia funzione è la solita quadratica che tornerà spessissimo anche l'anno prossimo, è sempre positiva con valore nullo nell'origine, beh, immaginate l'interpretazione meccanica sempre della pallina che rotola all'interno di questa superficie. In quel caso, diciamo, intuitivamente voi capite che state andando a zero. Questa è l'interpretazione grafica del teorema. Ovviamente poi la difficoltà nell'implementarlo è un'altra, però diciamo, questa è diciamo, come visualizzare il nostro teorema. Va bene? Il teorema di Lyapunov. E lo applichiamo per sistemi lineari, che però è un po' una mortificazione applicarlo per il sistema lineare. Vediamo questo qua un po', perché questo è uno strumento che nasce per sistemi non lineari. Allora, però mi ha cancellato, no. Vediamo un attimo. Allora, noi che cosa vogliamo vedere? La stabilità per un sistema lineare, abbiamo detto. Allora, questa funzione cosiddetta di Lyapunov, va bene, è una funzione che in qualche modo è legata, se volete, all'energia, qui è scritto in italico, del sistema.
E un esempio di funzione è la forma quadratica con il nucleo definito positivo, che è quella che abbiamo visto anche più volte. Questa qui, se voi vedete, è la norma pesata, l'abbiamo incontrata per esempio in Kalman. Okay? Potete tranquillamente immaginare la matrice P come una matrice identità. In quel caso voi avete semplicemente qua x trasposto x, e x trasposto x non è nient'altro che la norma al quadrato di x. Questa è, diciamo, un'interpretazione di questa equazione. Semplicemente. Ok, allora noi abbiamo detto che se V punto è minore di zero lungo quelle che si chiamano le traiettorie del sistema, cioè durante l'evoluzione del sistema, allora il sistema è asintoticamente stabile. Che cosa devo fare? Devo calcolare la derivata di x trasposto px, e questa è la stessa, concettualmente, una forma vettoriale questa qui, però è concettualmente la stessa cosa di calcolare la derivata di rispetto al tempo di x quadro, che sarebbe la derivata rispetto al tempo di x per x, per cui è x x punto più x punto x, ok? Poiché questo, se è uno scalare, perché sto facendo questo scalare, significa alla fine che è uguale a 2x x punto, ok? E questo lo sappiamo fare per gli scalari. Beh, per quanto riguarda il vettoriale è la stessa cosa, solo che ci fermiamo prima, cioè facciamo la regola del prodotto e della derivata del prodotto, e quello che otteniamo è che questo è uguale a x punto trasposto px più x trasposto px punto. A questo punto noi che facciamo? Al posto di x punto sostituiamo la x punto uguale a x, però al posto di x punto trasposto sappiamo che dobbiamo sostituire x trasposto a trasposto, va bene? Per cui qua sotto abbiamo x trasposto a trasposto e qui abbiamo ax. A questo punto mettiamo in evidenza, e ricordiamo che dobbiamo mettere in evidenza, perché è vettoriale, indicando a destra e a sinistra, quindi mettiamo in evidenza a sinistra x trasposto e a destra x, e dobbiamo dimostrare che questa cosa qui sia minore di 0. Ma allora questo significa che noi abbiamo ancora una forma quadratica il cui nucleo è a trasposto p più pa, che deve essere, diciamo, una matrice definita negativa. Allora questo significa che, immaginate la P la potete scegliere identità, abbiamo detto, no? Perché è arbitraria. Significa che a trasposto più A deve essere definita negativa. Questo è quello che voi state chiedendo al vostro. Quindi questo è un altro metodo che vi consente di individuare la asintotica stabilità o meno del vostro sistema senza risolvere nulla, cioè non, senza applicare, è un metodo alternativo rispetto a quelli che abbiamo visto fino adesso, va bene? E quindi come si risolve questa? È un'equazione che risolve numericamente, ci sono delle tecniche per risolverlo. Ok, allora riprendiamo alle 10, facciamo qualche piccolo minuto di pausa. Da casa avete domande? No, prof.